Salve a tutti, io sono Giusy, sono una makeup artist e vengo da No, e scrivo da No e faccio il video da Amsterdam. Allora, oggi con gli occhiali perché sono intellettuale e quindi ci mettiamo il nostro cerchietto con le orecchie. Andremo a fare un, se non vi arreca troppo fastidio la luce un po' riflessa, speriamo di no, sono lontano. E niente, no, perché non mi va, non mandava proprio di fare nulla. Volevo cominciare il video e bam. Quindi ho detto adesso mi metto gli occhiali un po' come quando ti metti la maschera di Zorro, no? Quindi dice, vabbè, tanto non si vede tanto. Ci manca un po' il naso con i baffi per essere proprio top al 100%, ma ci facciamo bastare questo. Allora, oggi ci sbocciamo sulla faccia. Sulla faccia la bellissima paletta di Natasha Denona Trio Crown Palette. Allora, visto che mo viene al Black Friday, magari la mettono un po' di meno, magari. E quindi adesso ve la fo vedere così che poi voi possiate trarre le vostre conclusioni al riguardo. Allora, ovviamente utilizzeremo per i matte un pennellino da sfumatura. No, figlia, non ti svegliare, ti prego. E per gli shimmer il dito, gli shimmer Triochrome sono tre, che come dire, molti hanno acquistato la palette per questi tre, perché dice, ma questi tre, eccala. Niente, andiamo avanti molto velocemente. Allora, solo per questi tre vale la palette. In realtà, senza L, è proprio il contrario. Cioè, a me piacciono molto di più i matti che i Triochrome, devo dire la verità, applicati sulla palpebra. Ovviamente quando vedi gli swatches online con questa mano tutta che fa Triochrome, wow, guarda come sono Triochrome, e allora lì po' fa gola, no? Ma secondo me sono top gli ombretti liquidi Triochrome. Secondo me quelli lì effettivamente fanno più effetto. Però noi ormai amo spese si sordi, che fai, butti? No. Vabbè, ormai si è svegliata, facciamo quello che possiamo, vivrà chi vivrà, whatever. Allora, da questo lato metto i matte e ci vado a mettere un po' di concealer spalmato alla ben meglio, che ho scordato. Eccolo qua. Adesso se sentite dei rumori molesti, abbiate pazienza. Abbiate pazienza! Ok, e quindi andiamo a fare. Aspetta, accendo pure un'altra luce. Eccola, che arriva pronta lei. Allora, partiamo con. Non so se fare i quad. No, o la riga. Non lo so. Allora, boh, partiamo con questo. Con gli aranciati pescati. Quindi andiamo con il più chiaro. E lo mettiamo qua. Sono leggermente più scuri di come appaiono in cialda. Poi andiamo con l'aranciatino. Vedete, sono leggermente più, ma proprio leggero, leggero, leggero. Poi andiamo con questo. E il rosino, che ci deve essere sempre un rosino. E come in ogni. Ecco, scusate. Poi andiamo con la riga dei violetti, violetti rosini. Se è più chiaro, cioè come vedete. Poi questo è il più scuro. Poi andiamo con questo qui, che è un po' più, vedi, c'ha del grigiastro. Sofì, tutto bene, mami? E poi c'è questo qui. Poi andiamo con la fila dei verdi, dei verdini. Partiamo dal più scuro questa volta. Questo bel verde. No, militare, un po' più scuro, verde caco, non lo so, caco d'uovo. Allora, poi c'è questo qui, che non so come definirlo in realtà. Non so, un verde, acqua, no,
verde menta, no, verde boh, questo è un verde più acidino. E poi questo è bello. Oh, definizione fantastica. Allora, come potete vedere, sono dei colori molto particolari che tra di loro si sposano bellamente. Sono come al solito belli, burrosi, pigmentati, non eccessivamente pigmentati, infatti vanno stratificati per avere, diciamo, la cosa ottimale. L'unica cosa che ho riscontrato, poiché io metto sempre il più scuro sopra per andare a intensificare poi la sfumatura, quando faccio questo lavoro qui, questo qua fa macchia. Però, come dice, se metti prima questo invece e poi intorno ci costruisci, non c'è problema. E questa è la parte dei matte, ok? Non so se rende. Sicuramente facendo lo swatch col dito sul matte e poi strisciato sulla mano, viene tutto più intenso, più brillante, però non è veritiero rispetto alla palpebra, che comunque tu ci vai sempre con un pennellino di solito da sfumatura, al massimo picchietti e poi sfumi, però come di non ci vai mai così col matte col dito. Da questa parte che è liscia, senza concealer, senza niente, andiamo con i tre Triochrome. Allora, questo qui che dovrebbe essere un viola rosa. E qui no, mia figlia dice no, ma in realtà sì. Allora, questi sono molto belli, però è molto bello, però evidenziano molto la texture della pelle. E poi il Triochrome un po' si perde. Se si perde strisciato sulla faccia, immaginatevi un po' sull'occhio. Uscendo normalmente di casa, quindi non è che dovete fare un servizio fotografico, no? Poi c'è questo che appunto ha questi riflessi un po' più bluastri, anche molto bello. Stesso discorso di questo. Io penso che, come dire, sì, danno dimensione all'occhio a seconda di come. Aspetta, non so perché. Purtroppo non, cioè, si vede se tipo fai. Così si vede, vabbè, insomma, dà dimensione all'occhio, però non è sto. Allora, questo è quello che ovviamente è più appetitoso, che è questo dorato verde, che comunque quando lo vai a mettere sulla palpebra, appunto, ti dà questa dimensione perché ai lati dove viene colpito meno dalla luce diventa un po' più verde. Ok? E quindi dà un po' più di tridimensionalità. Però anche questo stesso problema evidenzia la texture, quindi va messo veramente non abbondate con questi, a mio parere, e non mettetelo sopra, non stratificate la cosa, non andate a metterlo sopra tante cose. Cioè questi comunque cioè come vedete, si attaccano così col dito, li metti e non c'è bisogno di primer. Sicuramente, secondo me, un buon primer da mettere è quello di il Paint Pot di MAC, perché quello crea una base non grassa che comunque tiene il colore e quindi lo fa durare più nel tempo, perché senza primer un po' nelle pieghe si vedono, si va un po' a squamare. Mia figlia chiacchiera. Vabbè, e niente, quindi questo è quanto. Vale 126 euro? Vale mo, per quanti grammi di prodotto? Ok, magari c'è sta una grammatura. Ok, quando li finisci? Mai. Cioè, a noi non ci serve la grammatura, a noi ci serve lo sbinsbasbeom, perché si sa, se no le cose non le compriamo. Vale 126 euro? Boh. Se la trovate scontata, sì. Se no, non lo so. Cioè, alla fine ci sono veramente pari dignità a 18 euro, 20 euro. Quindi non lo so. Se siete affezionata a Natasha e gli volete regalare questi soldi, un po' come la Sora Clio, no? Se siete affezionata e gli vuoi regalare questi soldi, sì, però non è niente di fantasmagorico. Sicuramente la disposizione, insomma,
come sono posizionati i colori, il tipo di colore, è una cosa molto innovativa e il tipo di pack è veramente faigo, è tutto molto faigo, forse paghi quello, sicuramente paghi anche quello, però è difficile fare i video con una piccola cialtrona qui, con una piccola cialtronina che sta qui sotto a fare danni e vuole prendere tutte le cose velenose. Dice: ah, guarda, quella è la cosa più velenosa che hai sulla scrivania, me la voglio ciucciare tutta. Infatti gli ho dato il pennello, me l'ha bellamente ridato. Dice: mamma, questo non è abbastanza pericoloso, ma che cosa mi dai? Su, dammi qualcosa di più pericoloso. Aspetta mamma, adesso ti do un temperino, aspetta, vabbè, insomma, spero che il video vi sia stato utile in qualche modo. E un bacio ai pupi, like, iscrivetevi, vi voglio bene, ciao. Insomma, sto riflesso mi dà fastidio pure a me, quindi, cioè, l'occhiale da col naso e i baffi, la prossima volta, no. Ciao.